per una sola domanda. Silenzio, buonasera indifferenti. Buonasera. Siete sintonizzati su www.radiobaiano.it. Io sono Francesca, con me c'è Nino. Buonasera. E con noi c'è... Oh, Gaetano Isernia! Buonasera, buonasera a tutti. Mi ha rubato l'introduzione. Sì. Perché si lamentano benissimo con un silenzio. È bellissimo, cazziatone appena cominciato. Sembra mica dei tempi d'oro, cioè. Perché chi comanda qui dentro comando io. Sì, ok. Andiamo subito i puntini sulle i. Caro Gaetano. Cara Francesca. Prima di cominciare questa intervista, visto che Nino si è lamentato del fatto che non ti ha potuto presentare lui, io ti faccio spiegare da Nino cos'è questo campanello che hai qui di fronte. Campanello inquietante. Che allora, ha ben tre funzioni. Sì, papà, allora, papà. È semplice. Allora, visto che è una cazzata, mi devo alzare, che seduto non viene bene. Allora, questo campanello è un semplice, normale campanello d'albergo comprato da Tiger, cioè, sì, quindi vale pochi spiccioli. Poi in realtà, arrivato in radio, ho assunto dei poteri molto speciali. Il primo potere è quello che serve avrà l'opportunità di placare l'ansia di Francesca. Appena tu ti viene un po' d'ansia a te, Francesca causerà l'ansia a te, tu clicchi qua sopra e va tutto bene. Quindi già la dovevo, me lo devi dire subito, perché Francesca, appena ho fatto il cazziatone io... Sì, silenzio! E tu facevi esatto, così. Semplice, funziona così, guarda. Seconda funzione è una rubrica molto particolare. Io sono sicuro che stasera la mia rubrica sarà forse una delle migliori, una rubrica molto particolare che avrà due funzioni. Una trash, se a te piace questa funzione, oppure una funzione un po' più classicheggiante, più di stile, un trash un po' più stiloso. Sempre trash però, no, di base c'è sì, sempre uno trash. Cerca di avere un po', però alla fine io spero sempre il trash normale, puro e raffinato. Adesso no, lo approvo. Ok, e in quella rubrica ci sarà l'introduzione di un nuovo campanello per una sola domanda. Perché io non sapevo niente. Francesco, mi sono ricordato che avevo sto campanello a Napoli e l'ho preso e ho detto, lo porto appresso. E dov'è? E lo tengo in tasca, esce dopo. Va bene, va bene. Il segreto, che nessuno l'ha mai visto. Nemmeno io. E l'ultima invece funzione è l'effetto Doggo, che era un cagnolino bianco, che col suo starnuto faceva varie canzoni. Non so se l'hai mai visto questo cagnolino. Sì. Il nome di questa funzione non c'entra niente con la funzione stessa, bisogna dirlo. Sì, è semplicemente l'onore di questo cagnolino che a me piaceva tantissimo, che ahimè è andato lì nel paradiso. E quindi? Si servirà a... mandare. Scusate, perché per chi non vede, Francesca già sta mettendo sì, l'ansia facendo il segno di stringere. No, vabbè, e quindi approfitto subito del campanello. Servirà per darti una valvola di sfogo, senza dove il baffa sarà libero, e qualsiasi altra parolaccia potrei dirlo senza problemi. Ok. Contento? Va bene, mi potrebbe scappare qualche parolaccia anche senza campanello. Ah, tu basta niente, così. lo puoi dire tranquillamente. Perfetto. Io torno poco sicuro. Prolisso, Nino, giusto poco vabbè, poco. Fra, semplicemente questo momento lo dicevo sempre dopo, quindi mi è vero. L'Audi Radio sarà crollata in questo istante dopo. Passiamo alle cose serie. Allora, Gaetano, noi siamo curiosi di sapere. Come è nata la tua passione per la musica e come si è evoluto il tuo progetto da cantautore? Perché tu sei un cantautore e quindi già solo per questo ci piaci tanto. Ah, che bello, meno male. Allora, come è nata? La passione è nata, per me è stata molto semplice, perché avevo un fratello che voi conoscete, Cesare. In arte, cioè, che salutiamo. Che da piccolo sentivo strimpellare nella stanzetta con la chitarra, scriveva canzoni e quindi mi ha trasferito involontariamente questa stessa identica passione e quindi in modo naturale mi è venuto di scrivere canzoni. L'ho sempre fatto da solo, chiuso nella stanzetta, perché comunque sono profondamente timido, anche se qualcuno non ci crede a questa cosa, ma lo sono. E niente, quindi ho sempre tenuto riservata questa mia cosa, fino a che Cesare fece il primo disco. Fece una bellissima serata di presentazione dove invitò tantissime persone, vennero un sacco di persone. Mentre lo vedevo cantare e godere di questa cosa sul palco, tra me e me mi dicevo, ma a me piace tantissimo, perché non farlo anche io? Così dopo il concerto subito mi misi in moto, mi misi su una band che si chiamava Armonia all'epoca, qualche anno fa,
E niente, per 2 o 3 anni ho girato un po' tra contest e vari concorsi nazionali con questa band. E dopodiché poi, come tutte le band, chi per un motivo, chi per un altro, iniziano a venire meno, ho detto ma a questo punto me la faccio da solo, me la canto e me la suono da sola. E quindi è nato Gaetano. Gaetano e basta, come direbbe Massimo Di Blinduro, sembra il nome di uno che esce da amici, con poca fantasia, quindi Ah, Dark vabbè, Volo. Gaetano di amici ci starebbe troppo, E ci sta bene purtroppo, ahimè. quali sono le influenze, magari anche non solo musicali, se ci sono, di Gaetano? Le influenze musicali di Gaetano dovrei dire Pedar a questo punto per ricambiare, ma assolutamente no, ovviamente. Allora, io ascolto di tutto, veramente di tutto, quindi passo da David Bowie a Sergio Caputo, per esempio, o Baglioni, io amo Claudio Baglioni, secondo me uno di quelli che scrive testi, dei testi bellissimi e un passato anche delle musiche molto belle, poi adesso non è più lo stesso, però. Quindi veramente ascolto di tutto, di tutti i generi, non riesco ad individuare un'influenza precisa. Adoro Vasco Rossi perché sono cresciuto con le sue canzoni. E niente, Preferisci influenze quindi. del passato o sei Sì, disposto anche ad influenze no, sono moderne? disposto anche ad influenze moderne, ovviamente. Cerco di ascoltare tantissime cose, anche uscite di recente, anche se non riesco a farmi coinvolgere più di tanto. C'è Brunori che amo particolarmente, dei più, tra virgolette, recenti, che ho Recenti. visto tra l'altro poco fa dal È vivo per la vero. terza volta perché mi è piaciuto molto, mi piace molto e quindi per fare un nome di quelli Più più nuovi. recenti. Io direi di prenderci una pausa e far ascoltare già qualcosa di Gaetano ai nostri ascoltatori, però nel frattempo voglio dire che chiunque voglia scriverci per insultare Nino, per Sì. Lo fare domande a Gaetano, soprattutto può scriverci su WhatsApp al numero. schermo spento, è bello dire il numero. Al numero che è uno schermo Era spento. acceso prima di Sì, passaggio. ma nel girare, Francesca, lei è premuto il tastino qua che si spegne, cioè Vabbè, spinge. vabbè. Allora il numero è il seguente, 344, se rispendo lo schermo, 344 27 49 695. Sì, esatto. Ripeto, 344 27 49 695. È più bravo di Mastrota nel dire È il numero, vero, eh? Se molto bravo volete di invece Mastrota. contattare me, il numero ve lo do dopo. Mi raccomando, firmatevi perché Sì, altrimenti non altrimenti sappiamo tu, chi donna siete. che professai l'amore per me, non so chi sei. Quindi, Vabbè, in quel caso è meglio che è meglio, rimanere restate anonime. Restate anonime. anonime. Scrivete, Comunque. scrivete, scrivete. Vi facciamo ascoltare un pezzo di Gaetano Isernia, l'espertone nazionale. Torniamo fra poco all'Indifferenti su O meglio, WWW. fra, come direbbe Peta, l'expert one nazionale. Nazionale. Non mi Nazionale. interrompere mai più. A tra Nazionale. poco! Anzi. Di me, di noi, e dice che tutti prima o poi si venderanno al più potente, al più corrotto e al più furfante. E parla di Pino l'assessore, cresciuti insieme giù a Rione, e già imbrogliava anche la zia lì nella sua salumeria. E parla della polizia che l'altro ieri giù a Scampia lo spacciatore non notava, mai senza cinta gli urtava. E parla di Gina l'ortolana che ha solo roba contaminata, dal prezzo basso e conveniente la mangi e sei già fluorescente. Lo becco sempre in ascensore, in sala d'attesa dal dottore, in palestra o negli spogliatoi, mai che si faccia i cazzi suoi. Lo becco anche dal pediatra, in posta, in banca, in fila indiana, ovunque sempre a sentenziare l'espertone nazionale. Del prete di quartiere, un sant'uomo che a tutti fa del bene, ma chiede sempre del denaro, si vuole una grazia a San Gennaro. E parla di Jason l'immigrato, un clandestino laureato, che anche se vende fazzolettini, ruba e lavora con cittadini. E parla di quell'effeminato che abita sopra al quinto piano, un ragazzo buono sistemato, chissà poi come si è ammalato.
becco in spiaggia, in riva al mare, in treno, in pullman, in ospedale, ovunque sempre a brontolare, è l'espertone nazionale, vuol fare la rivoluzione, restando fermo sul balcone, e poi dinanzi ad un potente chi nel capo vivere. Siamo tornati su www.radiobaiano.it, siamo ad Indifferenti, siamo insieme a Gaetano Isernia. Prima di proseguire della nostra intervista dobbiamo fare dei saluti, sì, perché ci ha scritto la nostra amica, la mia amica Stefania Sgambati, poi è anche amica vostra, ma prima è amica mia e che la conosco da quando siamo piccoline, quindi è prima amica mia. Non la sapevo questa cosa. Io ascolto Radio Baiano, il nome lei è Nina e io sono Nino, quindi già questo è che ce ne fotte. E poi Giovanni Teresa Rastiello ci saluta, ciao Radio Baiano, ciao Giovanni, ciao Teresa, credo siano due persone. Dovrebbe essere un profilo, il classico profilo di coppia. Profilo in comune, credo. Cioè, e poi Susi Luz ci ha messo un mi piace. Sì. Vabbè. Ciao Susi. Ciao Susi. Ciao Susi Luz. Eci bene, Francia, per favore. Nino, Susi, vuoi fare qualche domanda o proseguo io? No, no, vabbè, abbiamo appena ascoltato un pezzo di Gaetano. Cioè, per chi Gaetano non ci spiega il testo, come nasce questa canzone? Come nasce questa canzone? L'espertone nazionale parla di tutti noi, di me, di te, di Francesca e soprattutto del popolo di Facebook. Ma anche di quelli che incontriamo regolarmente, che ne so, in fila alla posta o in ascensore vicino di casa, che ha sempre qualcosa da ridire su tutto e per poi contraddirsi da solo solitamente. Questo è un pezzo che tra l'altro mi ha dato grandissima soddisfazione, perché è il primo pezzo che ho registrato grazie alla produzione artistica di Massimo De Vita, come la gran parte di quelli che vengono ciao Massimo. È uno dei pezzi che io non avevo intenzione di registrare, ma che Massimo mi disse di registrare, mi consigliò di registrare. Subito dopo la registrazione lo mandai al premio Musica contro le Mafie e mi sono beccato la targa del Club Tenco come menzione speciale per quel premio, e quindi è stata una grandissima soddisfazione inaspettata, è stata un'esperienza bellissima proprio quella del premio. Tra l'altro avevo una super band con Cesare, mio fratello, alla chitarra, Joseph Fall al basso e Pasquale Rota, che è il batterista di Poppo, quindi vi lascio immaginare cosa sia stato il prima, il durante e il dopo. C'è nemmeno due giorni le di terrore, tipo grandi tour super mega internazionali. Però siccome tu oggi sei da solo, tu ci segui, quindi sai che io quando vengo nei gruppi faccio una domanda ben specifica. Yes. Però ti do l'opportunità di essere anche un po' autocritico con te stesso. Quindi tu, Gaetano Isernia, sì, psicoanalizzati e dici un po' quali sono i tuoi pregi e i tuoi difetti, non ovviamente. Non ci vuole mascicchio a caldo in pratica. Io ti porgo sempre ovviamente in campo musicale. Allora, in campo musicale pregi non ne trovo. No, pregi non lo so, mi piace come scrivo, ma giustamente non le faccio io le canzoni, quindi Qualcuno mi piaccio, che ci sta ascoltando. Almeno mi piaccio. Questo, alcune volte sono soddisfatto di quello che scrivo, altre volte meno, infatti quelle che meno le accantono poi. I miei difetti sono tanti, non suono bene la chitarra e questa è una cosa di cui mi rammarico tantissimo, non aver studiato quando potevo e col tempo mi sono reso conto che è stata una superficialità che si paga poi. Così come la stessa voce, la mia voce dovrebbe avere delle guide professionali che non ha mai avuto. E quindi ho queste cose, questi piccoli difetti di cui non sono molto, molto orgoglioso, che, e poi pago quando faccio esibizioni live, perché naturalmente
La tecnica è importante, quindi senza la tecnica tutto diventa più complicato. E anche fin Naturalmente, troppo critico con se non stesso. serve solo la tecnica fine a se stessa non serve a un cacchio, quindi È non. vero. Quindi, visto che lui è così critico con se stesso, voi che ci state ascoltando, diteci voi quali sono i pregi e i difetti reali di quest'uomo che abbiamo qui oggi. Siamo attenti E a sta. firmatevi soprattutto quando dite i difetti, perché venga a chiappa una rossata strana se Ci qualcosa. difende, anzi, sempre con quel giusto controllo, un po' di. Cioè, non siete troppo. Troppo duri, Cioè, troppo fate le severi. persone. Cioè, Pedar. Pedar, esatto. Pedar, mi Parliamo. raccomando. Non spingiamo te. Se ci sei. C'è invece una costante, un elemento che magari si ritrova nei testi che scrivi? Oppure cerchi di affrontare tematiche No, varie? cerco di affrontare tematiche varie. Sicuramente le canzoni d'amore che ho scritto sono quasi tutte sofferenti. Raramente mi è capitato di scrivere una canzone di un amore non sofferto, ed è una delle lacune che vorrei colmare prossimamente. Però, quindi, quelle d'amore sono quasi tutte tristi, tristissime. Poi ho affrontato pure altri argomenti, tipo l'espertone nazionale o Scapperò via, che ascolteremo Beh, dopo, che dopo ne sono tematiche parliamo, sociali, quindi un sociali. po' più diverse. Ovviamente, sono io che sono una persona felicissima. Sì. Quale che mi piace di più? Quella di amori sofferti, perché Vabbè, ma tu sei un caso particolare fondamentalmente perché. io ho cioè, i miei problemi con le donne, e che lasciamoli stare da Perché comunque parte. la tua vita è molto triste, noi lo Sì, sappiamo. infatti io ogni giorno, cioè io penso mi devo scrivere una canzone su di me, devo scrivere. È Qualcuno che verrà prima o poi la probabile. scriverà. Magari ci provo, dai, ci Sono provo. Dopo triste. ne parliamo. Mi racconti un po' di disavventure e ci Nino, proviamo. è il tuo turno. Allora, visto che stiamo parlando di testi, restiamo sempre comunque in In questa zona zona testi. testi, volevo chiedere a Gaetano come affronta il momento della scrittura di un testo e se c'è un qualcuno, un pre, non so, un tuo metodo prima di trasformare che tu affronti. Prima di rendere quel testo musica e completata con una canzone. Traduco? Hai capito? No, penso di aver Ho fatto un giro un po' capito più o meno. complicato, mi Sì, sono si è mangiato le cose. incartato un attimo, Mi però sono penso di aver capito incartato. quello che Perché voleva volevo dire. fare. Ok, lasciamo Allora, stare. solitamente io, per esempio, ogni tanto mi viene qualche frase, qualche cosa e me l'appunto e la lascio lì. Poi, magari dopo mesi, dopo anni, la vado a riprendere, la vado a mettere in un testo che sto scrivendo e raccolgo tutto. Però di solito parto dalla musica. E la musica di solito mi ispira. Cosa si potrebbe, mi viene in modo naturale capire cosa posso parlare su quella base musicale e quindi poi ci vado a mettere il Sì. testo sopra. Poi a volte capita anche che la cosa avviene proprio contemporaneamente, quando sono d'impulso, magari tipo L'amore disperso, per esempio, è nata in modo immediato, è nata lì ed è morta lì subito. Perché è molto autobiografica, e quindi in quel momento è stato un fluire di musica e parole tutte insieme. C'è una persona a cui chiedi consiglio? Cesare, spesso e volentieri, Cesare mi dà sempre degli ottimi consigli. Penso di essere migliorato molto nella scrittura grazie ai suoi consigli. Infatti, ci sono alcune canzoni vecchie che non amo cantare perché mi rendo conto che i testi sono davvero. Cioè, erano troppo impulsivi e quindi scritti, cioè, diciamo, non erano proprio belli belli da leggere. Invece con lui ho imparato ad affinare delle cose ed è stato molto molto utile. Prima abbiamo ascoltato l'espertone nazionale che parla anche un po' del popolo di Facebook, come Sì, ci hai detto tu. sì, sì. Quali sono per un musicista i pro e i contro di questo dannato social? Vabbè, i pro sono quelli che oggi puoi arrivare a parecchie persone, cosa che prima non era davvero molto difficile fare. O ti ascoltavano i tuoi amici, o se capitava di suonare in un luogo pubblico, avevi la fortuna che qualcuno ti ascoltasse con attenzione, cosa anche molto rara, soprattutto qualche anno fa. E quindi il fatto di arrivare a A tutti tutti. immediatamente è un grosso vantaggio. Lo svantaggio di contro è che adesso c'è un'inflazione di musica su Facebook e internet, e quindi
c'è tanta di quella roba che poi è difficile arrivare. Quindi vero. è un cane che si morde la coda alla Poi ormai fine. sono tutti critici musicali, Esatto, siamo sono tutti tutti critici. piccoli Mario Luzzatto Esatto, Fages oggi su oggi Facebook. tutti. Io direi di prenderci un'altra pausa, far ascoltare un altro pezzo di Gaetano a chi ci sta ascoltando. Ma Ascoltiamo. tutti insieme, li fate fuggire Vogliamo poi. fare un. Io lo terrei per Va dopo, bene, cioè. avete ragione, avete ragione. Quindi mando un pezzo del nostro caro amico Joseph Fall. Carissimo amico. Uno dei primi brani, Sì, non abbiamo noi gli altri, lo però stiamo caro Joseph, ti aspettando. aspettiamo così ci porti quelli nuovi, se no mandiamo sempre in onda un elfo e questo noi questo abbiamo. Quindi ascoltiamo un elfo, torniamo fra poco ad Indifferenti su www.radiobaiano.it con Gaetano Isernia. Di sole nella camera che dorme ancora, scruta la mia scrivania, evidenzia la polvere, tazze vuote sporche di note e libri nuovi da leggere ancora, storie vecchie come il mondo. So già il finale perché ho visto il film. Ho visto spose vestite di bianco scappare come nuvole in tempesta. Preti rubano sogni ai bambini e non si vestono di imbarazzo. Conosco un pazzo che ricuce il tempo e non è detto che ricuce un sarto. Nel
E siamo tornati su www.radiobaiano.it ad Indifferenti. Siamo sempre insieme a Gaetano Isernia. Io te lo devo dire, l'hai letto anche tu. Pedar ti ha chiamato in un brutto modo. Vabbè, con Pedar poi, a parte che non si esibirà mai più a camera d'autore. Poi me lo vedo anche fisicamente con lui, lo sgombero di sangue, come si suol dire, però tutto anche perché Pedar, mo dobbiamo dire, Gaetano quando sei venuto non ti ha offeso. No, non ti ha proprio ascoltato. Esatto. Il mio disprezzo e la noncuranza. Ho usato tutt'altra tattica, cioè preferisco non offenderti, non ti ascolto. Esatto. Ma capita queste cose. Ma come finate sentiate, dai, pagamoci chiaramente. Diciamo quello che è, pure voi l'avete detto prima quando si aveva chiamato la trasmissione peggiore è stata quella con Peter in finale. È vero. Stiamo non scherzando, è vero, ovviamente, caro Pietro. È troppo bello, Pietro. Troppo bello. Noi siamo pronti per il live. Yes. Cosa ci fai ascoltare? Io mi allontano. Vi faccio ascoltare la canzone che piace a Nino, quindi L'amore disperso. Io sono quasi pronto. Lui è quasi pronto, Nino è dietro la camera, perché tutto ciò verrà ripreso anche con un video. Io sono pronto. Tu sei pronto, anche io. Partiamo. Questo mattino che viaggia spedito verso il dolore, verso il trionfo di questo rancore che taglia di netto il nostro cammino a seta le piante del nostro giardino e rende deserte le aride le ore a noi che abbiamo disperso l'amore. Mattino che viaggia spedito verso il dolore, verso il trionfo di questo rancore che taglia di netto il nostro cammino a seta le piante del nostro giardino e rende deserte le aride le ore a noi che abbiamo disperso l'amore. E stringo la testa qui sotto al cuscino, copro il rumore di questo mattino che viaggia spedito verso il dolore, verso il trionfo di questo rancore che taglia di netto il nostro cammino a seta le piante del nostro giardino e rende deserte e aride le ore a noi che abbiamo disperso l'amore.
fatto la prova troppo presto? Ah, ok, ok. Comunque, cioè, a sto punto, ma chi se ne frega se la voce non è perfetta? Che fa? È bravo lo stesso. Vabbè, però quando sento cantare gente dalla voce bella, vabbè, e comunque più padrona di sé, è tutta una tufata. Però c'è anche, sicuramente... c'è anche chi ha la voce perfetta, però in, alla fine in sostanza freddo, non ti arriva nulla. Questo non c'è dubbio. Questa canzone era molto bella. Grazie. Visto che prima mi hai detto che è autobiografica, sì, io ti chiedo. Prima della domanda seria, c'è una storiella su questa canzone che fu raccontata anche al Camera d'Autore, di quando è stata scritta, anche di quelle, di quella, di quell'estate, di quell'estate, insieme a Noemi, Joseph Hall e Noemi, che eravamo tre disperati che soffrivamo da Noemi, che conosciamo, ciao. In pratica ci ritrovammo tutti a Mondragone disperati sulla spiaggia di Mondragone sul litorale Domizio. Stemmo insieme in ore tanto tristi quanto allegrissime e bellissime. Ci demmo sostegno l'un l'altro e furono dei giorni molto molto belli. Con Joseph siamo stati particolarmente, ci siamo legati particolarmente proprio in quel periodo, ed è stato molto molto bello. C'è una persona su questa canzone disse, cioè, che cantò Noemi. Sì, Joseph, Joseph. Poi, sì, e poi ci fu un amico di Joseph che iniziò a piangere, diceva, boh, ma me lo hago. Io invece ti stavo chiedendo, visto che questa canzone è autobiografica, attraverso queste due canzoni autobiografiche, hai scoperto dei lati nuovi di te? Forse sì. Non saprei dirtelo con precisione, ma sicuramente aiuta ad autoanalizzarsi, sicuramente. Noi volevamo sapere questo fondamentale, quindi la musica cerca, ha anche un valore. Sì, per esempio questa parla di un amore che è stato disperso perché non è stato in grado di crescere, e magari poi dopo uno ci pensa di più e cerca di disperderlo quanto meno è possibile l'amore. Tu fai parte del progetto Camera d'Autore, sei uno dei fondatori di Camera d'Autore. Sì. Fondatori, anche se il fondatore principale è proprio Cesare, perché è nato tutto da una sua idea. Parliamone un po', perché l'ultima occasione che abbiamo avuto di parlarne è stato con Michela Tempesta, con Michela, che è un'altra socia fondatrice. Niente, io penso che sia una cosa bellissima Camera d'Autore. Noi siamo molto orgogliosi di quello che stiamo facendo, perché diamo spazio a chiunque suoni di potersi esibire e dire la propria. Ci siamo inventati il fatto di associarlo a dei temi o a delle cover, con la speranza di avvicinare anche un pubblico che solitamente non si avvicina a questo mondo, perché diciamocelo chiaramente, è di difficile fruibilità il cantautore, può annoiare qualche volta a chi non è abituato. Una serata solo di cantautori in acustico ad un certo punto potrebbe anche far allontanare le persone, e questa è una cosa che notavamo anche con l'esperienza precedente del Be Quiet, prima che passasse al Bellini, e che era una situazione underground, ci si ritrovava sempre gli stessi alla fine, non veniva mai nessuno di nuovo. Invece con Camera d'Autore siamo riusciti, con questo escamotage, a far avvicinare anche persone che solitamente prima non si avvicinavano a questo mondo, e che con la scusa di venirsi a vedere la serata dedicata, che ne so, a Lucio Dalla, scopre poi canzone di altri, diventa fan di altri e viene con più piacere ad ascoltare anche altri cantautori, e a scoprire che a Napoli ci sono centinaia, no, decine, centinaia. A Camera d'Autore in un anno e mezzo sono passati oltre 120 tra cantautori e band, sono saliti. Mamma mia! Quindi e molti, moltissimi di buonissimo livello. E frequentandosi, tra l'altro, creando gruppo con Camera d'Autore, c'è anche una crescita reciproca. Il confronto è una cosa sanissima. Stesso il discorso di confrontarsi anche con degli autori più famosi, obbligandoli a dover portare per esempio un pezzo di Lucio Dalla e confrontandosi con un autore, questo già ti fa crescere. Confrontandosi anche con altri che magari stanno più avanti di te, hanno più esperienza, parlandosi, si cresce ed è una cosa che secondo me è molto bella, utile, e poi ormai è diventata una famiglia. Noi, infatti, più che collettivo, perché secondo me l'idea di collettivo è un po' non lo so, vabbè, più che collettivo, però siamo una famiglia, sta diventando una grande bella famiglia, giochiamo, ci divertiamo. L'ultimo Camera d'Autore abbiamo fatto una cosa meravigliosa grazie a Enzo Colursi, mentre stavamo a cena dopo la serata dedicata a Luigi Tenco all'Auditorium Bianca da Monte, tra l'altro bellissima serata, molto emozionante, andammo a mangiare tutti insieme, Enzo sparò lì,
c'era Video Italia in sottofondo, il prossimo che esce io farò il pezzo, uscì Tiziano Ferro e ha mantenuto la promessa. Dopodiché fu una catena, tocca a me con gli Stadio, a Micaela con Gianna Nannini, a Manco con Eros Ramazzotti abbiamo pubblicato il video, è stato bellissimo e divertentissimo, e Federica con Luca Carboni, sì. Cesare è toccato Biagio Antonacci, ma domenica purtroppo non è potuto venire perché se l'è scampata. Non se l'è scampata perché la farà alla prossima. E quindi niente, è stato bellissimo, poi è divertente vedere i risultati, è divertente che tutti poi ci siamo applicati lì a fare il pezzo, è stata una cosa, ed è bello quando c'è un'area così amichevole, è divertente, penso che la trasferiamo pure a chi viene poi a vedere le serate di Camera Lotta. Quindi diciamo, rispetto agli anni passati è migliorata un po' la situazione per quanto riguarda la rete e le collaborazioni tra artisti, perché negli anni passati i pareri erano molto negativi da questo punto di vista. Invece quest'anno, intervistando vari artisti, mi sono resa conto che pareri sono migliorati. Noi facciamo di tanto in tanto questa serata speciale che è Duets, dove obblighiamo, tra virgolette, scegliamo noi chi si deve accoppiare. Non raramente facciamo scegliere, qualche volta capita pure che ci si sceglie. Però la gran parte degli accoppiamenti li decidiamo noi. Pensavamo di fare un esperimento che avremmo fatto un buco nell'acqua, e invece c'è stato tantissimo entusiasmo, tutti hanno accolto le nostre proposte sempre con favore, con piacere, nessuno mai si è tirato indietro, nessuno mai ha detto no, con quello non lo voglio fare, è stata a nostra pure sorpresa, quindi devo ricredermi assolutamente. I Duets sono un esempio, abbiamo accoppiato anche generi e persone totalmente distanti tra di loro, che prima manco si conoscevano e che dopo sono diventati pure amici, ed è un fatto secondo me molto molto bello. La stessa collaborazione c'è anche con i gestori dei locali, gli organizzatori degli eventi, c'è? Sì, anche se casa nostra e MMB e Sellar sono ormai posti consolidati dove ci andiamo spesso e troviamo sempre un'accoglienza ottima. E sono contenti di averci. Adesso gli ultimi duets li abbiamo fatti a Villa di Donato con Peppe Fontanella, che è un'altra persona che è squisitissima e meravigliosa. E quindi niente, sempre fortunatamente almeno con loro non abbiamo avuto problemi. Poi ci arrivano tante richieste fortunatamente da altri posti e piano piano andremo dappertutto. Il prossimo duet, se lo posso anticipare, sarà a fine aprile al Club 33 Giri di Roberta, che ciao, è Roberta, di quei posti che bello, in cui la musica, una bella realtà, sì, meravigliosa. Salutiamo Roberta Cacciapoti, nostra friend. Allora, io direi di prenderci un'altra pausa. Sì, però poi dopo torniamo con qualcosa di speciale. No, Sarà il momento della rubrica dopo. Io direi di far ascoltare un brano dei miei amati Branchetti. Esatto, che è questo, Francesca, so che è questo. Sì, si chiamano Il Branco, quindi ne approfitto per salutarli. Sono Leonardo, Nicola e Francesco. Ascoltiamo De Profundis, di Il Branco. Torniamo fra poco ad Indifferenti insieme a Gaetano Isernia. Danze di corpi irrequieti e inanimati, cuori razionali che vorrebbero fermarsi. Questa profondità non vale il prezzo di affogarci dentro
profondità vale il prezzo di affogarci dentro. Ben arrivati nel mattatoio dell'umanità. Olocausto quotidiano delle volontà. Le nevrosi strozzano gli atti d'amore, le pretese giurassiche si estinguono. Questa profondità ciechi sconfiggono l'ebbrezza, la libertà della mia faccia sbagliata. Questa profondità tornati. Ansia. Bentornati ad Indifferenti su www.radiobaiano.it. Siamo insieme a Gaetano Isernia. Pedar continua con i suoi improperi. E ha detto: ma state zitto. Poi ci vorremmo. Vabbè, c'è questa. C'è questo dibattito simpatico. Nino, io lo so che tu stai fremendo per fare questa rubrica che io odio profondamente, lo ripeto anche questa volta. Allora, io o faccio fuori questa rubrica o faccio fuori Nino, due sono le cose. A settembre vedremo qual è stata la mia decisione. Però stai attenta perché magari trovano il cadavere di Nino da qualche parte e vai dritta in galera. No, ma io sono furba, non mi faccio scoprire. Però ti stai... Ovviamente killer. Ok, perfetto. Non sono d'accordo con questa cosa. Dovreste vedere la maglietta di Nino in questo momento, che è meravigliosa. Ma ormai la conoscono tutti. La apro una radio tutto mia. Cioè, con squillo di lusso e blackjack. Così va. Forza. Dai, comunque, forza. Dicevamo, è arrivato il momento della seconda funzione del campanello magico che abbiamo qui in radio, che è la funzione a me più cara, forse direi. Che è una rubrica molto particolare che si chiama La canzone trash. Allora, io chiedo al signor Gaetano, che è qui con noi,
Se lui preferisce una versione trash allo stato puro o qualcosa di più... Le cose se si devono fare, si devono fare per bene. Quindi, poi come sai abbiamo organizzato un camera d'autore trash. Lo so, io c'ero. Allora... Che sia trash puro. Mio caro Gaetano... Ho paura ma che sia trash puro. Le domande sono 5. Ok? 5. Corrispondono... Madonna, è facile. Corrispondono a 5 numeri. Ok? Tu adesso dovrai scegliere un numero da 1 a 5 e io ti porrò la domanda inerente al numero che tu hai scelto. 5. Ah, già, iniziamo già con la 5. La canzone trash che ti penti di aver cantato. Che mi pento di aver cantato? Ma guarda, ti dirò, di nessuna. Già in teoria di nessuna, perché se trash è trash, non, anzi devi essere orgoglioso di aver cantato la canzone, anzi lui sì che è un amante del trash. È un'ottima risposta questa, andiamo avanti. Qual un altro numero? 3. Tu la 3 purtroppo entra il campanello, perché vediamolo perché si chiama Ring for Sex che, ragazzi, voi non potete vederlo perché la terza domanda è la canzone trash che canteresti prima e post sesso. Cioè, ragazzi, c'è un campanello con scritto sex. Oddio, prima e post sesso è difficile. Non so perché, anche se non li considero trash, ma mi viene da dire qualcuna degli Squallor. Che vabbè, non posso citare la parte di testo che stavo per citare. Con il cornutone? No, cornutone magari me... dopo, perché... no, vabbè, io conosco solo quella. No, c'è una famosissima canzone che io dedico spesso ad una mia ex fiamma. Quella che... del QTV, com'era? No, quella per esempio c'ha una frase che è bellissima, filosofica, secondo me una metafora bellissima. Poi in questo scoprirai la differenza che ci sta tra un morso e un bip. È un bip. E secondo me una metafora di vita proprio bellissima. Se non ci si sofferma sulla volgarità della frase, secondo me è una cosa... Sì, vabbè... davvero profonda. È qualcosa di fantastico, cioè io a volte piango mentre le ascolto. Però non sono trash, quelle arte, secondo me. Sì, ma quella è un trash raffinato. Quindi addirittura sono andato un po'. Sì, è vero. Sì, Francesca, c'è una canzone restando inerente. Tra l'altro musicalmente sono mostruosi quello gli Squallor, sì. Quindi concordo. Vabbè, passiamo avanti perché vedo abbiamo che Francesca fatto la sta 5. Facendo abbiamo delle, fatto la 3. Delle espressioni di abbiamo vita. Fatto la 3, ci restano altri 3 numeri. La 1, la 2 e la 4. Andiamo di 1, finiamoci 2. Tutti i numeri dispari e vediamo. La canzone trash che canti spesso sotto la doccia. La canzone trash che canto spesso sotto la doccia, penso che è una canzone di Peppino Di Bernardo, un neomelodico che nessuno conosce, infatti. Ma che io e un mio carissimo amico usavamo come per rappresentare la nostra amicizia, che era sung l'amico tuo, più sincero, chi la non si scordi in da una sera, vabbè, una cosa strana, noi che ci abbiamo mangiato una panina assieme, e poi alla fine lui l'amico si era fidanzato con la sua ragazza, scopre questa cosa, era un video meraviglioso, ma è roba anni 90, roba molto vecchia, sì, che ricordiamolo, io sono molto anziano. Però andiamoci a documentare. Esatto, andate a vedere Peppino Di Bernardo, che è veramente sentiamo, una cosa molto, cercheremo. Molto trash. Allora, c'è rimasta la 2 vai con la 3 e la 4. La questa è la domanda che Francesca odia, perché è la canzone trash che canti spesso durante la colazione. Scusate, ma a colazione chi canta? Cioè, io purtroppo la pubblicità dei cereali croccanti con la forma nel sapore. Ma riceva il ovio di Pedar, è questa se l'è giocata da giusto. Io devo dire che 1-0 palla al centro in questo momento. Aspettiamo la risposta di Pedar. Pietro! Che questa e la fermo qui, questa era seria. L'ultima domanda è questa, la seguente. La canzone trash che canti spesso durante un viaggio. E questa fammi pensare. Durante un viaggio, quale canzone trash? Ma forse il rock dei tamarri di Tony Tammaro, perché quando penso a quella canzone penso ad un viaggio su un traghetto, Care Mar, quindi... E anche lì non so se definirlo trash o meno, perché quello è un trash voluto, quindi... A me è venuta in mente Rammucan. Ancora? Durante un viaggio Rammucan è un po'... È un po' meno drammatica. Quello è un altro capolavoro,
bellissimo. Note proprio, cioè, dolci, picchi, soavi. Picchi di ascolto. Però di Francesca, anche tu allora. Sì, vedi, riesca, sotto. La sta influenzando con questa sì, rubrica. Ma io ho gusti raffinati, si sa. Come tutte le rubriche, anche questa ha una svolta all'improvviso seria. Perché sì, sono Nino fino a un certo punto, però ogni tanto c'è anche diventa una domanda seria. Biagio Fausto. La domanda seria è questa. C'è una canzone che ruberesti, o meglio prendresti in prestito, da uno dei tuoi colleghi della scena campana, non perché uno vuole fare un plagio, ma semplicemente per omaggiare l'amicizia, il rapporto che si è costituito durante gli anni. Ne posso dire 15-16? Ma anche 20! Allora, cioè, parto da Micaela Tempesta con Invincibili. Bella. Parte una Ciao delle, Micaela! Delle mie amiche più belle, care e sincere. Stesso parlando sempre di amicizie bellissime, meravigliose, c'è Poppo. Ruberei, stranamente ce ne sono tante di Poppo, anche come anche di Mika. C'è Nadir, dico sempre Nadir di Poppo, forse non è la sua canzone più bella, ma è la prima che mi ha fatto innamorare del suo modo di scrivere. È stata la seconda volta che lo vedevo e rimasi incantato ad ascoltare questa canzone, mi colpì tantissimo. Poi ce ne sono tantissime, da Bertrami al Quarto Imprevisto. C'è una canzone di mio fratello che secondo me è bellissima ed è... oddio, non mi viene il titolo. Dopo ve lo dico. E vabbè, io ho un problema con i titoli, purtroppo. Ma ce n'è davvero di... Posso dire nel frattempo a tuo fratello, caro Cesare, noi quando vuoi ti aspettiamo, quando vuoi venire, le nostre porte sono aperte. Deve venire assolutamente, lo porterò io, lui è molto molto indaffarato, quello trova è il suo un problema. Po' di spazio anche non per lui. Solo per quel motivo, ma lo troverà sicuramente. Io voglio tornare, scusami ti ho graffiato, sto cercando di distruggerti. Voglio tornare a camera d'autore, ai cantautori, per chiederti, secondo te, quanto è importante il ruolo di un cantautore oggi nella musica? E quali devono essere, secondo te, le caratteristiche di un cantautore? Domanda piuttosto complicata. Il ruolo nella musica è fondamentale, perché d'altronde se non ci fossero i cantautori non ci sarebbe musica, perché magari scrivono anche per gli altri, ma sono sempre comunque cantautori. Però di solito si definisce cantatore quello che, diciamo, con un testo va un po' più in profondità, quindi magari alcuni potrebbero aiutare a riflettere. Ci sono cantautori che di diritto sono entrate nelle antologie della letteratura italiana, De André, Guccini, De Gregori, vabbè, ce ne sono tantissimi, quindi fondamentale. Poi qual è l'altra domanda? Quali sono secondo te le caratteristiche che deve avere un cantautore? La sincerità. E quella che non deve avere? L'ipocrisia. Giusto. Scrivere qualcosa di finto che non, prima solo per ruffianeria magari non arriverà mai. Sono sicuro che sarebbe una canzone inutile. Quindi se non è sentita non penso che riesci ad arrivare a nessuno. A quando un CD, caro Gaetano? Ecco, spero prestissimo. Sto andando avanti ad un singolo alla volta, poi li raccoglierò tutti prima o poi. Anche se, perché purtroppo, tristissimo, una cosa tristissima lo devo dire. Io che sono anche un piccolissimo collezionista di vinili, ho tanti centinaia e centinaia di dischi tra vinili e CD. Purtroppo devo prendere atto che questa forma di diffusione della musica sta andando un po' perdendosi, è troppo tutto più veloce, nessuno più ascolta per intero un disco e lo ascolta più e più volte come si faceva una volta, quindi forse oggi il disco, purtroppo è una cosa bruttissima quella che sto dicendo e spero che mi sbaglio, ma sta diventando quasi un prodotto inutile.
E quindi in quest'epoca forse uscire con un singolo ogni tanto va bene, però comunque è una cosa che voglio fare, spero entro fine d'anno, massimo inizio dell'anno prossimo, perché io un mio CD lo voglio. No, Quindi, così torni e torni quindi anche nella sede nuova. esatto, col bagno. Col bagno, Col col bagno. bagno. Io direi di fare una pausa e ascoltare finalmente l'altro pezzo di Gaetano che ci ha portato. Poi ne parliamo dopo e magari ascoltiamo anche qualche altra cosa live. Vi facciamo ascoltare Scapperò via. Torniamo fra poco su www.radiobaiano.it. Ad indifferenti. Nella notte vesuviana, sotto la luce fioca dei lampioni, riecheggiava un solo suono dai televisori. L'aria acida e grigiastra si posava sulla faccia, aggrappandosi alle rughe di un amaro sorriso, e il suo sguardo stanco si posava smarrito su questa giostra medievale, su questa vita artificiale, sull'arricchirsi blasfemo da mercanti del tempio che di tante risorse fanno un unico scempio. Essere fuggito.
siamo tornati. Io giro le manopole ad indifferenti su www.radiobaiano.it. Abbiamo appena ascoltato Scapperò via di Gaetano Isernia, che è qui con noi. Yes. Imito un pochino Gaetano, parlaci un po' di questo pezzo. No, in realtà, visto che abbiamo, in realtà è così, visto che posso anche imitare te, se per questo. Allora, Nino, smettila. È così, dice. Visto che abbiamo ascoltato questo pezzo, Nino, fai una domanda, commenti a caldo sul pezzo. Ti è piaciuta questa pancia? No. Lo so, siamo comici. Ragazzi, il mio compenso alle feste di compleanno, bimbi là. È un panino. Dai. Allora, Scapperò via parla di una fuga da una periferia. È ambientata a Napoli, ma potrebbe essere una periferia collocata in qualsiasi posto nel mondo. In una periferia di quelle dove in pratica non c'è nulla, non ti offre il posto, non ti offre nulla, e quindi molto spesso l'unica via è quella per delinquere. E se qualcuno riesce ad essere diverso da quelli che lo circondano, purtroppo sembra un coraggio mancato, ma l'unico modo per sottrarsi da questa cosa è la fuga. E quindi parla di questa persona che è in conflitto con se stessa, pensa di non avere il coraggio per non essere riuscito ad affrontare questa situazione e scappa. Però secondo me non è coraggio mancato alla fine. Tra l'altro è un pezzo che noi di Indifferenti, tu non lo sai, abbiamo inserito come canzone del mese nel circuito Loverground. Manino, queste cose non le sa. Sono contentissimo. Io lo sapevo, poi i post li vedo, cioè li controllo, non ti preoccupare. Ma deve essere lì canzone, vero? Ovvio. Quello è obbligatorio. Intanto, un altro momento live, vatti a posizionare. Cosa ci fai ascoltare? Vi faccio ascoltare Mary Scriveva, una canzone che parla di sogni, del fatto che magari quando si sogna troppo si può rischiare di perdere tempo e non riuscire a realizzare ciò che si sogna. Ci sono persone che sono fin troppo sognatrici, e quindi niente, la storia di questa Mary che ha passato la vita a sognare e a scrivere questi racconti che sognava, e poi si è resa conto in tarda età che aveva sprecato tutto in parole. Non una canzone tristissima, insomma, cosa tipica dei cantatori, una cosa. Infatti Mika odia questa canzone per la sua... No, non è vero. Quando vuoi. Mary scriveva che forse era ingiusto, che forse alla fine ognuno smarrisce il percorso. Chi nella carriera, chi in guerra o in miniera, chi su una panchina, chi nella sua buia galera. Ma un tempo sognava davanti alla scuola, zaino stracolmo di visioni tradotte parola. La magia tra le dita le muoveva la mano, inchiostro su foglio scendeva piano, frasi e parole coloravano dipinti, nero su bianco erano favole e racconti. Per un domani visionario e chiaro è il limpido scenario dei sogni suoi. Trame fitte di bellezza, d'altruismo e di giustizia e prodi eroi. Mary seduta davanti alla scuola, i bimbi passando notavano l'anziana signora. Lo zaino stracolmo di disillusi racconti, ormai troppo tardi per tradursi in reali momenti.
magia tra le dita che le muoveva la mano. Restavano solo parole scritte in mano, del tempo sprecato a scrivere e sperare. Aveva perso quello per vivere e lottare per un domani visionario e chiaro e limpido scenario dei sogni suoi. Trame fitte di bellezza, d'altruismo e di giustizia, ma niente eroi, niente eroi. Zaino stracolmo col coraggio che alle era mancato. Grazie, grazie, grazie. Nino, vogliamo un tuo commento. Un secondo che io... Io intanto mi avvicino. Prego, prego. Ti faccio tanti complimenti. Grazie, grazie, grazie. Io questa canzone ce l'avevo ascoltata. Sì, perché questa canzone in una delle serate duets è stata rifatta da Enzo Colussi. In a suo modo facemmo questo esperimento, io feci una sua canzone totalmente a modo mio, aggiungendo anche delle parole, e lui altrettanto con la mia, trasformandola a modo suo. Ed è stato pure bello, un bellissimo gioco. Non sapevamo nulla di cosa aveva fatto l'uno dell'altro pezzo. Bello. Ed è pure un bel rischio, un bel esperimento, affidare la propria canzone a un altro. E... è vero. Io faccio una domanda sulla cosa che ha appena detto lui. Vai. Volevo chiedere, a chi affideresti una tua canzone? Bella domanda. Eh? A parecchie persone. Perché mi sono seduto, cioè, vedi? A parecchie persone. Sicuramente una persona con una bella voce. Perché, per esempio... vedi, Enzo per esempio ha fatto, Mary scriveva in modo magistrale, bellissimo, io mi sono commosso nel sentirla cantata da lui, è stato molto bello, così come mi è piaciuto fare tantissimo L'amore disperso con Pop, anche lì, poi io mi sono ritrovato a cambiare delle cose così come le aveva cambiate lui. Io la darei a tantissimi di loro, non c'è una persona specifica, perché qualcuno avrebbe sicuramente... sempre qualcosa di suo da metterci e l'arricchirebbe, sicuramente la renderebbe più più piena, più viva, quindi sarebbe un bel fatto secondo me. Io direi, Nino, sì, che è giunto il momento della terza funzione del campanello. Sembra... non il campanello imbarazzantissimo con la scritta sex, ma l'altro campanello. Cosa bella che questo campanello mi è stato regalato il giorno del mio compleanno, lasciamo stare. Vabbè. Solo il campanello, purtroppo. La ragazza che mi ha regalato il campanello ha fatto... sai se è la strada giusta e mi ha regalato questo campanello. Io l'ho suonato, ma non è successo niente. La ragazza era cioè le battute, purtroppo, era molto ironica. Comunque, peccato. No. Comunque, dopo una domanda seria, devo forza fare il coglione, e quindi c'è l'effetto Doggo. L'effetto Doggo in cosa consiste? Tu adesso avrai un minuto di libero sfogo. Potrei dire qualsiasi cosa, usare qualsiasi termine, in qualsiasi lingua, che puoi dire tutto quello che ti passa la testa in un minuto. Se Fresca mi mette il timer quello là dove tutto va bene. Sì, eccolo. In pratica che sono 11 ore e 35 minuti. Veramente devo dire, aiutare. 40 secondi che va tutto bene. Adesso avrai un minuto, a partire dal prossimo minuto, perché sta scadendo già un minuto. Sì. Devi dire quello che vuoi. A partire da... Oh, il fatto del vaffanculo, sì, voglio qualsiasi cosa. Puoi lamentarti di qualsiasi cosa da adesso. Allora, mi lamento del fatto che ho pochi fan. Voglio più fan, cazzo. Ascoltatemi, seguitemi ed esaltatemi soprattutto. Fate aumentare la mia autostima. Vaffanculo a Petar perché ci sta sempre bene. Vaffanculo ai discografici che non esistono più, che non girano più, che non vanno per cantine a vedere chi merita e chi non merita.
Vaffanculo alle mode, le mode le odio. C'era la moda dei reality che è finita, che sembra che stia per finire. Adesso c'è la moda dell'indie, che non è meglio. Non è molto meglio. Sto sentendo dell'indie che veramente fa cagare, perché l'indie non è sinonimo di bella roba. Quindi odio le mode, sempre per rimanere in ambito musicale. Odio l'ipocrisia. Quindi vaffanculo all'ipocrisia, alla non sincerità. Poi non lo so, un po' di roba così. Ultimi 5 secondi. Non lo so, niente, vaffanculo a me. Alla mia timidezza. 37:01 è arrivato l'ultimo vaffa. Devo dire che come ti senti dopo questa? Senti meglio. Sì, decisamente. Funzionando. Perché Radio Baiano è anche terapeutica. Sì, l'effetto dog. È vero, funziona. Questo è un esercizio che devo fare più spesso ogni sul giorno fatto davanti allo specchio. Sono perfettamente d'accordo, perché io veramente siccome devo programmare su quella pagina differenti, devo programmare ogni tanto, volevo fare un po' la giovane la settimana scorsa. Ho detto vabbè, fammi vedere cosa è uscito di bello. Ho ascoltato Gazelle, Popix, Canova, Giorgio Poi, no, la cosa grave è proprio perché sentivo tanto parlare di Gazelle e di Giorgio Poi. Ho detto, io devo andare a sentire chi sono questi. Mi sembra di sentire una orribile copia di Calcutta. Lasciamo stare perché piace. Calcutta comunque c'ha qualcosa di innovativo. A me non piace come scrive perché... Però questo è proprio... Diciamo che non è uno tra dei miei cantanti preferiti. Però sono curioso, lo ascolto e lo seguo perché magari c'è qualcosa che non ho accolto ancora. Pensa che io non avevo colto la genialità di Truppi fino a che non l'ho visto dal vivo. Oggi Truppi lo considero uno dei migliori in assoluto, l'ho capito in quel momento, quindi non voglio dare per scontato che Calcutta non mi arriva ancora, ma potrebbe arrivarmi, potrei non averlo capito. Però sono sicuro che chi copia Calcutta ha qualcosa di davvero triste. E Gazelle e Poi sono impressionanti. Il modo di cantare, il modo di scrivere, il modo di suonare. Ed è una cosa, secondo me, veramente brutta. No, anche perché non so se tu conosci, ma Gazelle ha questo famoso brano in cui ripete per 30.000 volte, te lo ricordi, lo zucchero filato. Quindi non so... Un po' come... famosissimo Richard Benson che ripete 20 volte in anni, cioè sullo stesso livello sia. Lui però è un signor, no? Vabbè. Io lo amo Richard Benson, grazie. Cioè. Io direi di prenderci un'altra pausa, tornare poi per un'ultima parte di Indifferenti, ascoltiamo una canzone di Giovanni Cinque, un cantautore che mi piace molto. Vi facciamo ascoltare L'Amante, torniamo fra poco ad Indifferenti su www.radiobaiano.it insieme a Nino, insieme a Gaetano Isernia, non sa fare Pedar, ok, picchierò Nino. Vaffanculo a Nino. Perché non ce n'è bisogno, e non odio perché è lì che finisce il mondo, e non ti chiedo di seguirmi e non voglio. Dovrei restare perché immagino un altro mondo di nuovi amori che mai riflettono ciò che c'è intorno, tante parole che ormai ripeto quasi solo per sbaglio. Finto amante nei sacoli, mi nascondo tra la gente, non vedi, non c'è niente d'onnipotente, ladri d'anime e perdono, non mi accorgo ormai di niente come te. Mami senza nulla in cambio. Ti guardo perché ne
sento il bisogno, e in vano poi fingo essere diverso da quello che sono, e tu resti così, so che sarai un mio tardo rimpianto. Non ti parlo perché non c'è più il coraggio, che lo so che hai già deciso di essere di un altro. Il tempo passato sarà solamente un cattivo ricordo. Il tuo amante nei sagoli mi nascondo tra la gente, non vedi? Non c'è niente d'onnipotente, ladri d'anime e perdono, non mi accorgo ormai di niente come te, che m'ami senza nulla in cambio. Siamo tornati, abbiamo buone parole per tutti, vi vogliamo bene. Sì. Siamo tornati, siete all'indifferenti, senza, cioè, sono molto modesta nel dire che siamo il programma più figo. Sono d'accordo. Dobbiamo dirlo, dobbiamo ogni tanto, visto che non lo dico mai, fatemelo dire una volta tanto, non fa niente. Ci beccheremo qualche denuncia. A me piace quello che faccio e so nel mio piccolo di farlo bene, vaffanculo. Quando ci vuole. Cioè, vai. Grazie Francesco, sono contento di questo. Detto questo, sì. Nino, so a te che... piace quello che fai? Intervistiamo Nino. No, non ti interessa. Ciao, io mi chiamo Biagio in realtà. Vuoi fare tu quella famosa domanda che Francesca mi ruba sempre, una domanda che ho creato io? Qual è delle tante, Francesca? Qual è il problema? Ma quanto sono, è menzognero campanello. Ma che menzognero. Allora, spero di aver capito quale tu vediamo, stai dicendo. Vediamo. Allora, caro Gaetano, c'è un colore hai capito. Al quale associeresti la tua musica? Non lo so, mi viene idea da associarlo all'arancione perché è il mio colore preferito. Però forse non tutti questi sono così solari. Quindi, non lo so, un arancione un po' impallidito. C'è un nuovo Pantone. L'esportore nazionale che allegra, però. Allegra. Quella può essere arancione, sicuramente. Un arancione con tante sfumature. Esatto. Sì. Siamo arrivati purtroppo alla conclusione di questa puntata. No, e sono triste. Purtroppo. Sono triste. Però abbiamo le nostre tre domande finali, ma importantissime da farti. Vediamo se te le ricordi tutte poi per rispondermi. Contatti social. Dov'è possibile ascoltare le tue canzoni e prossime date live per ascoltarti? Ok. Contatti social. Gaetano su Facebook, Gaetano è difficile da trovare. Mi raccomando, Gaetano.buonoggi. Esatto, Gaetano.buonoggi, perché il buonoggi è il mio tratto di ogni giorno. Faccio un post col buonoggi, che è il mio modo per augurare il buongiorno.
Quella è la pagina Facebook. Si può ascoltare sia su Spotify che su YouTube i due singoli che sono L'Espertone Nazionale e Scapperò Via. Poi ci sono vari altri. Si possono live. Acquistare. Si possono anche acquistare. Bravi, andate ad acquistare. Esatto, acquistate e spendete questi 90 centesimi. Che sono che un caffè. Mamma mia, come siete dirti a tutto quanto. E poi dicevo, quindi questi li troverete su tutte le piattaforme digitali. Su YouTube poi ci sono tanti altri video, ci sono un po' di duetti fatti con Bertrami, Federica Vezzo, Joseph Hall De Poppo, grazie a quel santuomo del coraggio Enzo Colurso, Enzo Colursi, grazie a quel santuomo di coraggio. E poi altri fatti da camera d'autore con Manco, che ne abbiamo fatti ben due ultimamente, tra l'altro un omaggio a Tinco bellissimo l'altra volta. Poi pezzi pure in cui sono da solo, e poi l'ultima, quando mi sentirete live prossimamente, sicuramente a camera d'autore, come capita spesso, anche se non sono ovviamente sempre, perché cerchiamo, noi soprattutto che l'organizziamo, cerchiamo di dare spazio a chi non agli altri che vengono. E niente, poi spero di rimettere su una micro band per tornare a girare. Fino all'anno scorso ho girato un po' in trio acustico, voglio ricominciare di nuovo. Mi piace farmi circondarmi di nuovi musicisti, perché c'è sempre qualcosa di nuovo che apportano nelle mie cose, e la cosa mi stimola molto. Quindi a breve spero di trovare qualche altro musicista disponibile a sopportarmi. E intanto lavori al disco? E intanto lavoro al disco, sicuramente. Un po' di base per il disco già c'è pronta. Veramente ci sono quasi tutti i pezzi di quelli che vorrei inserire in un disco. Ottimo, quindi così poi può tornare per la nostra gioia. Io devo ricordare che la puntata che è andata in diretta questa sera è stata anche registrata, quindi domani sarà pubblicata sul nostro canale YouTube nella playlist Indifferenti e sarà di conseguenza pubblicata anche sulla nostra pagina Facebook. Analogamente, i video live che ha realizzato il nostro fantastico, mitico Biagio Fausto Masi saranno disponibili sempre sul nostro canale YouTube nella playlist live a Radio Baiano. Ma dimentico sempre, stavo per Dio, però comunque vai. Che cosa? No, che non ingarro mai a dire dove li mettiamo i video, però comunque alla fine live a Radio Baiano, sempre io lì. Io dico sempre Radio Baiano live, c'ho questo problema. Lo ammetto, c'ho questo problema con queste cose. Le prossime interviste, facciamo un po' di marchette a quegli sciami di Metro Rock che vanno in un del giovedì. Ma la facciamo giusto per Carlo, scusa, concorrenza di casa. Giovedì. Forse, non so se ci sarò io con Carlo, visto che il povero Domenico si è rotto una mano, si è operato, e quindi non sappiamo se è vivo, non è vivo, non si sa. Quindi giovedì sera saremo insieme ai Wizard, che non si chiamano più Wizard, ma si chiamano The Steel. Sì, ho notato questo cambio di nome. Salutiamo Marco Perrone e il trio. L'unico uomo ad essere nello stesso momento Lemmy del Motorhead e Bonovox. È una fusione, è assurdo. È l'unico uomo che quando suona tira vento. Ma quello è Tiziano, non è Marco. Salutiamo Marco, Tiziano e Rino. Vi aspettiamo giovedì. E poi noi torniamo con la prima intervista del mese di aprile, martedì 4 aprile, che è il compleanno di Nino. Sì, portatemi un regalo. Fabio Iannello, che sarà ospite martedì, ti porterà un regalo e sicuramente ti donerà una seduta psicanalitica. Esatto. Infatti non vedo con questa maglietta, sicuro. Fabio, mi raccomando, analizzalo, che il ragazzo ne ha bisogno. Ringraziamo tantissimo Gaetano per essere stato qui con noi. Devo ringraziare, cosa che non ho fatto ancora durante tutta la trasmissione, devo ringraziare Francesca e Nino, grazie per avermi invitato, sono stato contentissimo, è stato bellissimo stare qui. Tornerai con voi? Assolutamente sì. Bellissimo. Non vedo l'ora. È stato davvero piacevole, grazie. Mandiamo in onda la sigla. Ciao. Ciao.